E qua ci sono cose, cose che ho preso tempo fa, come le auto filettanti per il ferro con la testa a croce. Questa è la gioia. Così ogni Torx che troveremo sarà castrata. Poi, vabbè, ho preso un paio di cavi che servono per provare delle cose qua. Un paio di casse che avevamo nel magazzino. Avevo nel magazzino per la radio. Per la radio lì, la radio. Che queste cassettine non si sentono. Ma soprattutto c'è un oggetto che va immediatamente pacchettato, anzi sono due oggetti identici. E questo è un video veloce, veloce, perché già il cazzo si è rotto. Non serve neanche questo. Oddio. Forse sì. Vediamo intanto se sono arrivati sani. Io vedo già. Vedo già l'orrore. C'è un odore di chimico, di verniciatura. Sono avvolti nel polistirolo rotto, quindi immaginiamo i pestoni che possono aver ricevuto. Sono al contrario, quindi lo apriamo così. E non si riesce. E allora lo tiriamo fuori. Ecco, già lo stavo spaccando. Abbiamo già capito cos'è. Vaffanculo il polistirolo. Abbiamo già capito cos'è. Ed è fatto in resina. In teoria si dovrebbe chiudere. Sì, in teoria dovrebbe chiudersi per non aprirsi mai più, ma vedo che qui un pezzetto è rotto, ma io me ne fotto perché tanto le terrò così. Sono delle cagate fatte malissimo che provengono da AliExpress al costo di pochi euro. Io maledico chi usa il polistirolo, lo maledico, perché qua adesso è un macello. Ora ho palline di polistirolo ovunque. Quindi questa la buttiamo nell'umido. E vediamo se per caso questa è un po' più... Anche questa è sfracellata. Costruzione identica, ma... veramente orrida nei dettagli veramente orridi. Addirittura qua manca un pezzo bianco, e qui non c'è. E beh, cosa volete da AliExpress? Ecco il pezzettino che si è staccato da qua. Perdono pezzi, sono dei soprammobili sostanzialmente, ma per pochi euro, proprio meno di 5 euro, mi sono detto proviamo. E adesso li vediamo da vicino, ma sono proprio delle cagate di resina, cagate, queste sono delle cagate. Non vi metto nemmeno il link in descrizione di quanto fanno cagare. Ecco questi oggetti che vi faccio vedere oggi. Sono queste due mini nuke del gioco Fallout. Sono piccoline, come vedete, sono altezza di un paio d'occhiali e mezzo, usando
numerazioni americane, io questo glielo incollerò, perché in teoria questi nascono per essere dei portaoggetti, ma vedete, qua si è già spaccato e qui si è spaccato a sua volta. Perché? Perché questa è resina, è una resina de merda, poi proprio modellata col culo, penso. La pitturazione è fatta con le chiappe, è proprio fatta con le chiappe in mano, vedete questa vite, la sbavatura qua, è proprio, metti la vernice sulle chiappe e dipingi, no? E poi sotto è piatto così, ci sono dei buchi di fusione, evidentemente. Però, insomma, visto da lontano, uno dice, wow, la mini nuke di Fallout, che cagata! E in effetti è una cagata. Però questo, se lo chiudo, non si chiude, neanche lui. Così sta chiuso, però si sgancia subito perché anche lui, vedete, merda, cagata e vomitata, con la parte già rotta, io li incollerò, ripeto, oppure li lascerò così e vaffanculo. Però la parte sopra, come vedete, qua c'è un buco, perché evidentemente ha fatto una gran bolla, poi l'hanno dipinto, poi si è rotta, e poi avranno detto vaffanculo, spediamo quel coglione di Palazzolo lì. Infatti l'ha spedito a me, e vedete ci sono gli sbaffi di verniciatura del cazzo, proprio fatta a cazzo. I graffi non mi preoccupano perché fanno parte dell'oggetto invecchiato, come si vede nel gioco, però è veramente una... è proprio mal cagato. Questo è un oggetto mal cagato, fatto di resina e proprio con... Adesso gli faccio un colpo di vernice qua, un colpo di vernice là. Questo è mass production cinese, guardate il buco qui. È proprio un cagatone, capito? Un cagatone. Ah, peccato, peccato. Però, ripeto, vaffanculo, bastardo. Ripeto, da lontano una la metto lì, capito? Fa scena. Cioè, dice, toh, una mini nuke, adesso come facciamo? Adesso ci attacchiamo al cazzo. Perché? Perché fa cagare. Ma come? È una mini nuke di Fallout. Sì, ma è fatta col culo dai cinesi che dipingono e fanno le cose con il culo, vedi? Qua ci sono tracce di culo. Poi, qui c'è un'altra traccia di culo, vedi? Culo qua. Qua, questo è stato fatto con il culo. Ecco, vedi? L'ho bucato col dito. Perché? Perché è una produzione di culo, ho fatto così e si è rotto, perché resina di merda, fatto col culo, le chiappe, il culo, si ottengono i risultati di questo tipo. Anche qua c'è un buco fatto come il buco del culo di chi ha fatto questa roba. Quindi questa roba è fatta col culo e l'ho presa io, così non la prendete voi, non cercate questa roba su AliExpress perché fa cagare. E ci ho provato, ho speso 5 euro, ho detto vediamo un po' com'è, vaffanculo, e quindi vaffanculo, mi prendo il vaffanculo e me ne vado a fare in culo.
I'm having a good time. Yes. I'm really having a good time. Wow. This is beautiful. I love this. And there is always that guy that whenever it rains, he slow down. He just forgot the pedal. Because wow, the rain, I must be careful. Don't be that guy. It's just water. I mean, you must be careful, but you don't have to stop your car and push it like you are walking. It's just rain. You can go normally. There is no need to slow down like that because you are creating a bottleneck. This is actually nice because I just changed the spark plugs cables and I was wondering how will they perform in a situation like this. And here I am. Good time for a test. I'm okay. Look at the colors. Look at the colors. They're beautiful. I love this. Get rid of this asshole. This asshole here is going so fucking slow. Ah, Jesus. Go away. Go away. Go away. Turn. Yes. No. No. Shit. This guy. Oh, finally. Finally. Okay. Finally. Starting again. Nice. Direi che sta piovendo. Non so neanche perché stavo parlando in inglese. Masticazzi. Il solito video di pioggia e di guida nella pioggia. Che tanto ci piace. Thank you.
Io non so perché tanti guidatori, quando cadono due gocce d'acqua, diventano dei completi rincoglioniti. Rallentano e camminano a 10-20 all'ora in mezzo alla strada, vedono una pozzanghera e quasi si fermano per attraversare terrorizzati la pozzanghera. Io dico, se la vostra auto si ferma perché prende una pozzanghera, ha un problema. Fatela vedere da un meccanico, perché non è possibile. Io le pozzanghere le prendo senza problemi, fottendomene. Non mi è mai successo nulla e mai succederà nulla, perché non succede nulla. A meno che non abbiate un'auto sfortunata, come può essere ad esempio, per chi di voi se la ricorda, la Citroen Axel aveva il coperchio punterie messo in basso, proprio sotto l'altezza del motore quasi. Era talmente in basso che qualsiasi pozzanghera prendevi, l'auto immediatamente si spegneva. Era veramente un braccio in culo. Guardate che bello! Spazzatura! E qui continua a piovere. Molto bene. La strada è ok, ma rallentiamo un pochino, perché qua adesso ci saranno degli allagamenti, immagino. E invece no, la strada è perfetta. Non so se mi sentite con il rumore della pioggia, spero di sì. Io ho acceso i fari, la visibilità è discreta, oserei dire discrota. È molto bello, io adoro la pioggia, adoro quando piove tanto. Sta veramente piovendo tanto, sì. Sto cercando di ricordarmi se ho lasciato delle finestre aperte a casa, ma mi sembra di no. Però da come sta piovendo, di solito questo succede quando io stendo i panni ad asciugare. Fantastico! Questa è la strada che da Canicattini porta a Palazzolo, da Canicattini Bagni a Palazzolo a Crete. E poi vorrei capire dove cazzo sono questi bagni a Canicattini Bagni. Non li ho mai trovati. È strano come dal vivo io vedo veramente
un sacco di pioggia davanti a me ed è difficile, cioè non è difficile, è effettivamente complicato guidare per qualcuno che non è capace. Invece sullo schermo della telecamera si vede perfettamente, o quasi, e comunque molto meglio, anzi direi quasi più meglio, si vede più meglio. Ecco, vedete, c'è qualcuno fermo lì, perché ovviamente è un incapace, gli sarà fermata la macchina. Da questo lato le macchine vanno a 20 all'ora. Questo qua è sicuramente fermo, terrorizzato dalla pioggia. Un macchinone, no, non è un macchinone, è un'auto abbastanza normale. Però insomma. Poi c'è un'altra cosa da dire, più uno ha l'auto grossa e grande e costosa, e più guida come un coglione. Ma com'è possibile questa cosa? Hai un fuoristrada, un SUV gigantesco, e vai a 10 all'ora sotto un poco di pioggia e hai paura delle pozzanghere. Ma allora che cazzo ti compri un'auto del genere? E vabbè, non siamo tutti uguali. Non tutti abbiamo imparato bene a guidare. E devo dire che non tutti usano il cervello. È triste, ma è così. Bisogna farsene una ragione. Comunque è veramente bello quando piove. Gente ferma con l'auto sotto i cavalcavia, voi non la vedete, ma io li vedo dallo specchietto e aspettano che spiova, che praticamente non piove. Vabbè, adesso sta ricominciando, ma vaffanculo. E davanti a me il diluvio, ecco, entriamo nel diluvio. Sì, così, perfetto. Non si deve vedere un cazzo. Ale, così, così si fa. Questa sì che è pioggia. Oh, finalmente, cazzo. Finalmente. Fantastico. Piove. È meraviglioso. La gente che guida con i lampeggianti accesi come se fosse un disastro epocale. Oh mio Dio, che disastro, piove! Cade dell'acqua dal cielo! Mio Dio, cosa sarà mai? E poi c'è il sole. Purtroppo sta finendo, come vedete, purtroppo sta per uscire il maledetto sole, l'astro malefico, generatore di cancri, con i raggi ultravioletti di merda. Noi purtroppo qua abbiamo la maledizione del sole e del caldo atroce, che ora finalmente sta sparendo. Pian piano.
ecco, fiume, fiume! Non è neanche tanto fiume. Ci sono degli allagamenti, quindi anche qui ha piovuto tanto. Si formano questi torrenti a bordo strada. Ma non mi sembra che ci sia altro. Questo mentecatto davanti a me sta rallentando. Non si capisce perché. Ma c'è un ulteriore oggetto di cui ho dimenticato di fare l'unboxing, perché sinceramente non me lo ricordavo, quindi l'ho già unboxato. E guardiamo insieme di cosa si tratta. Ebbene sì, questo l'ho preso affinché voi non dobbiate prenderlo, ma ora devo tirarlo fuori e con una mano non ci riesco. Mi finirà in terra, lo so. Ecco, ci sono riuscito. Se avete giocato a Fallout sapete benissimo di cosa si tratta. È una bottiglia di Nuka-Cola e mi hanno spedito anche i tappi, dei tappi, e penso all'adesivo da mettere qui. Io speravo che fosse già messa a posto. Vediamo. Ah, ecco qua. Ce ne sono due adesivi. Ah, uno è in rilievo e l'altro è così. Non so se mettere questo in rilievo. E qua sono i tappi. I tappi sono veri, sono dei veri tappi che si possono chiudere con la macchina per chiudere i tappi. Molto bene, molto bene. Quindi chissà, potremmo riempirla di Coca-Cola vera e poi stapparla, sempre se riusciamo a chiudere il tappo qui. Vediamo, adesso provo a mettere questo. Questo devo dire è un pezzo di vetro di uno spessore notevole, guardate il fondo. Quindi sembra una fusione ben fatta. Speriamo che queste parti non siano troppo deboli. Ma è vetro vero. Vediamo. Mamma mia, l'adesivo è fortissimo. Beh, ci sono riuscito. L'ho messo bene. Ed eccola qua. Ho un altro adesivo che conserverò, non si sa mai questo dovesse rovinarsi. Non so se l'ho messo, ma sì, l'ho messo dritto, vaffanculo. Forse questo andrebbe messo dietro. Non ne ho idea. Quindi questo adesivo per ora lo lascio qui. Ok, non me ne voglia Bethesda, ma è praticamente lei, solo che questa viene da AliExpress. Ed è costata sicuramente meno di questo, comunque out of stock, quindi non si trova sul sito originale. E ok, è questa qui, che dobbiamo fare? Abbiamo 5 tappi, no di più, 6 tappi, quindi possiamo tapparla e stapparla 6 volte. Io questo lo conserverò, e in più qui non ce n'è uno nella parte retrostante, quindi questo lo metto qui e lo conservo lì. E quindi non mi resterà che prendere della Coca-Cola, riempirla e provare a chiudere questo. Non ho una macchina per chiudere i tappi. L'avevo e l'ho gettata, l'ho trovata nella spazzatura anni fa, ma dopo averla conservata per migliaia di anni mi sono detto ma vaffanculo. Oggi mi sarebbe servita, però sti gran cazzi. Per adesso va bene così.